Suonare con un'orchestra camera senza direttore permette di avere un contatto diretto con ognuno dei musicisti in modo bidirezionale, cioè loro possono interagire con me, io posso interagire con loro. In questo modo si riesce veramente a fare musica insieme, come se fosse un gruppo da camera allargato. Beh, io ho un rapporto con L'Aquila particolare da sempre. Forse la mia carriera è nata all'Aquila grazie a Vittorio Antonellini, che era il direttore artistico dell'orchestra abruzzese e che ha voluto il concorso nazionale dell'EICO, che mi ha permesso di fare tanti concerti e mi ha permesso di fare esperienze. Il mio primo disco è stato all'Aquila e adesso completo il ciclo delle istituzioni dell'Aquila collaborando con i solisti aquilani che hanno intrapreso un percorso di rinnovamento e di rinascita dopo che sono stati molto famosi fino a 15-20 anni fa. Il programma ruota attorno al congresso di Vienna, 1814-1815, in cui Vienna diventa la capitale culturale di tutto il mondo e si incontrano tutti, si incontrano Beethoven, si incontra Schubert, si incontra Rossini, che sono poi i personaggi, i compositori che compongono il programma di domani. Il paradosso è proprio che il congresso di Vienna, anziché portare la civiltà avanti, la porta indietro, e cioè dall'illuminismo, dai moti napoleonici, torniamo indietro alla restaurazione, all'aristocrazia. E il nostro programma è proprio inverso rispetto alla cronologia della composizione dei pezzi, perché Beethoven scrive il quartetto serioso prima del congresso di Vienna ed è un quartetto che si proietta in avanti decenni, e gli altri due pezzi, cioè l'arpeggione di Schubert e un larme di Rossini, invece sono scritti dopo, e man mano che andiamo verso il futuro in realtà la musica torna verso il passato. A me piace l'interazione. Piace l'interazione con i musicisti, è per quello che cerco di non avere un direttore. A me piace l'interazione con il pubblico ed è per quello che faccio dei programmi che hanno un senso compiuto e che in qualche modo io posso raccontare durante il concerto. Cerco di dare delle chiavi di lettura, cerco di dare dei fili conduttori, cerco di raccontarlo in modo semplice, ma non semplicistico, cerco di far capire quali sono i collegamenti tra la musica, non solo dal punto di vista storico, ma soprattutto da un punto di vista musicale. Spesso mi hanno chiesto perché, anziché andare a casa dopo la prima parte solistica oppure mettermi a dirigere, io decida di sedermi in orchestra e suonare con gli altri. Beh, non dirigo perché non è il mio lavoro, non sono capace a farlo, non ho mai studiato per quello. E mi è sempre sembrato strano suonare la prima parte e poi andare a mangiare quando tutti gli altri stanno ancora suonando la seconda parte. Allora, in questo modo io posso stimolare e entusiasmare me stesso e gli altri dal basso, suonando con loro, respirando con loro, soffrendo con loro, studiando con loro.